no, ho riso. Fratelli, ripeto, il Signore mi ha fatto fare quel discorso per far capire che il peccato si paga. Sara, che ha mancato di fiducia al Signore, amen? E non solo ha mancato di fiducia, poi si voleva pure giustificare. Dice, no, non ho riso. Allora tu stai peccando due volte. Una perché hai detto una bugia e un'altra perché non hai avuto fede. Perché? Perché dice, vi è forse qualcosa di difficile per l'Eterno? Eh? Guardate, fratelli, seguitelo attentamente, eh? E poi forse il Signore mi fa chiudere, se mi fa chiudere, altrimenti stiamo qua fino a domani mattina. E allora, mi state seguendo? Non vi distraete. Può avverarsi una cosa del genere? Dice, perciò Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piaceri, dato che il mio Signore stesso è vecchio? E allora, il Signore ci osa dire, tu pensa per te. E ora vengo e mi spiego. Sara, mi state seguendo? Anche voi là sopra? Sì, oppure vai più solito. Sara, ci dici, dice a se stessa, ma come se gliel'avesse detto al Signore, vecchia come sono, e Abramo stesso dice, alleluia, dicendo, Partura, davvero vecchia come sono, e il mio Signore è pure vecchio, guardate. Allora dice, Signore, aspetta, perché ha detto questo? Ciò significa che Abramo e Sara non avevano più i rapporti. Allora, Sara, per dire, allora, Sara perciò rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piaceri, dato che il mio Signore stesso è vecchio. Quindi vivevano come un fratessore ormai, per dire. No? Poi sapete uno vedere. Però la cosa era difficile, impossibile. Ah, beh, ci siamo qui. No, vedete che non sto imparando per far ridere. Per far capire come effettivamente la cosa ormai era assurda. Amen. Ora dice, vecchia come sono, cioè, ecco, eppure il mio Signore è vecchio. Guardate come il Signore ci dice, intanto, tu sbagliaste a parlare, tu ti stai a ridere. Mi hai detto che non era vero che hai riso, invece hai riso. E io ora ti do una lezione. Perché tu morirai prima di tuo marito. E tuo marito, io ti dimostro che tutto ciò, che è qualcosa di difficile per l'Eterno, che dopo la morte di Sara, Abramo ebbe i suoi figli. Ve l'avevo ricordato questo fatto? Lo sapevate? Mi pare ne perché nauso sei. Con una certa chetura. A me, dice il Signore, tu dici che Abramo è vecchio, e ora tutto posso io. Alleluia. Amen. L'ha fatto ringiovanire in tutti i sensi. Fratello, perché avere nausea sei figli? Mi sembra che siano sei, eh? Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. Vedete quindi, fratelli, come certe volte dici, ma Signore, ecco questo per dire come quelle di fuori, ma Signore va da queste cose, o Signore sa che non c'è il nostro cuore, o Signore è buono, non ne perdona. Ma stare attenti come parliamo,
Ma stare attenti come quello che pensiamo. Dobbiamo stare attenti a controllare le nostre intenzioni, le nostre parole, ogni cosa. Sara non ha saputo controllare, i suoi pensieri. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. Quindi vedete come, tu dici che tu sei vecchia, va bene, allora tu sei vecchia e muori. Partorisci a tuo figlio e poi muore. Lui che tu dici che è vecchio, io ci penso io. Sono riuscita a farmi capire? Come dobbiamo stare attenti a come parliamo nei confronti di Dio? No, perché facilmente giudichiamo. Ah, ma io, ma chi sto per quel signore? Fratelli, attenzione come parliamo. Alleluia. Ognuno deve guardare e pensare a se stesso. Amen. Perché poi le altre cose sarà il Signore che se le vedrà. Alleluia. Amen. E quindi, fra un anno, al tempo fissato da Dio, il Signore visita Abramo. Alleluia. Quindi non lo riporta, ma il Signore mi ha fatto sentire questo, che lui è andato, alleluia, amen, perché quella circoncisione di Isacco è stata una circoncisione particolare. Guardate, quando Dio ordinò la circoncisione ad Abramo e anche ai suoi servi, lì Abramo ha fatto un patto di sangue con il Signore. La mia vita ora è tua, Signore. Vedete, la circoncisione, fratelli, c'era una perdita di sangue pure, anche se, non è, però c'era. Ecco, alleluia. Quando è stato di Isacco, che è stato lui circonciso, alleluia, è come in quel giorno Abramo ha dato la vita del suo figliuolo Isacco al Signore. Lo ha consacrato. Ora, oh Signore, io ti ho dato la mia vita prima, ora do la vita del mio figlio a te. E voi volete che il Signore sarebbe rimasto lontano in quel giorno? No, fra un anno tornerò. Alleluia. Perché appunto tu dovrai consacrare tuo figlio al Signore. Alleluia. Tu dovrai consacrare la sua vita al Signore, perché la sua circoncisione sarà una circoncisione particolare, importante per il Padre mio e per me, che mi dovrò incarnare nella sua progenie. E Dio ci benedica. Alleluia, amen. Queste sono le cose più importanti, alleluia, appunto conoscerti, alleluia, amarti e servirti con tutto il cuore, con tutta l'anima. E questo è quello che vogliamo fare. Quindi, oh Signore, lo Spirito Santo in verità non si diparta mai dalla nostra vita. Ci illumini sempre, alleluia, e ci guidi a fare quella che è la tua volontà e non la nostra, perché la volontà dell'uomo è completamente diversa da quella tua. Quindi, oh Signore, prevalga, Signore, la tua volontà in noi e lo Spirito tuo dentro di noi. Per la tua gloria, Padre, e per la gloria di Gesù, il benedetto con te in eterno. Amen, amen. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 29 aprile del 2014.
Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21:30 e la domenica mattina alle ore 10:15 e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Per quanti vogliono mettersi in contatto con noi possono farlo attraverso il nostro recapito telefonico. Esso è il 349 64 11 232. Per quanti invece vogliono visitarci o scriverci possono farlo al seguente indirizzo. Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98 123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18:30, mentre la domenica alle ore 18. Bene, amici e fratelli, siamo giunti anche oggi alla conclusione di questa trasmissione che vi ha tenuto compagnia con un culto della nuova era. Vi do appuntamento al prossimo incontro e vi saluto con la pace del nostro Signore Gesù.